Salve e benvenuti in un video particolare. Infatti, per la prima volta su questo canale faccio una reaction ad un album. Prima di iniziare, però, vi volevo ricordare che per tutta questa settimana, fino all'8 di novembre, su Pumpling c'è il Black November, ovvero degli sconti speciali sulle magliette a sorpresa. E utilizzando il mio codice sconto potrete avere due t-shirt a 10 euro e due felpe a 12 euro. Poi, ovviamente, come al solito, il codice sconto è valido anche su tutti gli altri articoli sul sito, quindi se volete avere il 20% di sconto su qualunque cosa, potete utilizzare il codice Cipollotto per i vostri acquisti. Torniamo al video. Se mi seguite su Instagram sapete che sono una ossessionata dalla musica. Non ne capisco un cazzo, cioè metto subito le mani avanti, non so niente. Però mi piace ascoltarla. E infatti spesso con voi condivido le cose che ascolto, la mia ossessione per certi artisti. E quindi volevo portare questa cosa anche sul canale. E di conseguenza oggi, dato che è uscito di recente il nuovo album di Ariana Grande, che è una delle mie prefe, ho detto perché non fare la reaction? Boh, ve ne frega qualcosa? Non lo so, fatemi sapere. Io spero comunque che possa essere un video interessante. Non lo so, più che altro perché a me piace un sacco vedere video di gente che fa le reaction agli album perché condivido lo stesso entusiasmo e mi sento capita. Comunque, Ariana Grande ha rilasciato il suo nuovo album, ovvero Position. Io ho iniziato ad ascoltarlo, ho sentito le prime quattro canzoni e poi mi sono fermata perché ho detto no, devo fare il video. Però comunque le riascolterò tutte. Vi dico già che per il momento Just Like Magic è la mia preferita. Ah, ovviamente, come dicevo prima, io non so niente di musica, quindi non vi aspettate tipo una recensione, qualcosa di serio. No, semplicemente vi dirò oddio, bellissimo, fantastico. Oppure no, non mi piace. Questa cosa è utile? Assolutamente no. Però, ripeto, è un modo per condividere, no, l'entusiasmo. E niente, parto con Shut Up. Molto lento. Questa base un po' bu-bu-bu-bu mi ricorda un po' Selena Gomez. Allora, primo pezzo molto all'aria. Queste note molto alte, penso siano alte, pff, ripeto, non so niente. Però mi piace quando fa questi tipo vocalizzo, comunque va molto in alto perché, non lo so, Ariana ha questa voce celestiale e ogni volta che fa queste robe qui a me sembra tipo di volare nello spazio. Comunque, primo pezzo carino secondo me, però non mi ha fatto impazzire, cioè non è catchy. Cioè non è tipo Imagine che apre Thank You Next, capito? Che è tipo una bomba. Passiamo poi a 34 più 35. Arie. Il testo di questa canzone è geniale, adoro, adoro. Poi mi piace il fatto che stia parlando di cose un po'. Però è tutto così, così delicato, cioè. La canzone è super delicata, super carina e lei sta parlando di farsi per tutta la notte. Wow. Ok, secondo pezzo mi piace un sacco. Più del primo, sinceramente. Come vi dicevo, mi piace questa cosa, no, del testo della canzone che è molto spinto, tra virgolette, e invece la musica è dolce, delicata. Non lo so, mi piacciono molto questo genere di cose qua. Tipo, adoro anche Freak di Doja Cat, che usa Put Your Hand on My Shoulder come base, che è una canzone tipo molto romantica così, e poi parla di tipo cose sadomaso. Non lo so, mi piacciono un sacco le canzoni che giocano su questo tipo di cose e questa. Wow, mi piace da morire. Poi è catchy, ti rimane in testa. E a proposito di Doja Cat, passiamo al terzo pezzo che si chiama Motive Feat. Doja Cat. Questa base non so perché, ma mi ricorda il periodo Dangerous Woman come mood. Oh, il pezzo di Doja. Ok, carina, ma niente di speciale. La parte di Doja bella perché mi piace molto la sua voce, però niente di che, mi aspettavo di più, oh, mi aspettavo di più da questa collaborazione. Passiamo poi al quarto pezzo, ovvero Just Like Magic, che come vi anticipavo, per il momento, avendo ascoltato solo le prime quattro, è la mia preferita. Posso dirvi che già solo questa intro con questi pa, mi ricorda un sacco tipo i cartoni animati degli anni 90, tipo Sailor Moon, le super chicche, non lo so, anche Doremi, non so se guardavate Doremi, o anche da videogioco, non lo so, mi ha dato subito questo vibe, un po' effettivamente un po' magico. Just like magic. Il bridge!
direi che si riconferma la mia preferita finora. Mi piace un sacco il testo. Qui parla di come meditare, è la manifestation. Non so se vi siete mai interessati alla meditazione o cose del genere. Comunque, la manifestazione, non so come chiamarla in italiano. Comunque, è una sorta di esercizio di meditazione che fai per tipo proiettare quello che vorresti ottenere nella vita e tipo ti aiuta un sacco a raggiungere i tuoi obiettivi. Insomma, nel caso cercate manifestation su Google o su YouTube e trovate mille video al riguardo. Insomma, parla di questa cosa e mi dà un sacco di positive vibes. E poi non lo so, mi piace moltissimo tutto questo mood molto magico, cioè con questi piccoli suoni un po' plim 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 che sembrano proprio dei tipo polvere di stelle, non lo so. Questa canzone davvero mi fa sentire subito in un modo fantastico e mi fa sentire anche un po' Sailor Moon, devo essere sincera, non lo so. Comunque, bene, proseguiamo e da qui in poi le sentirò con voi per la prima volta, perché appunto mi sono fermata al quarto pezzo. E adesso abbiamo Off the Table con The Weeknd. Wow, che intro! The Weeknd. Che voce lui comunque, pazzesco. Ok, questa bella, 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 bella lenta. Tra l'altro mi piace anche molto il testo e capisco perché abbiano scelto di fare una canzone così soft. Perché appunto si parla di innamorarsi di nuovo e se sapete un po' insomma, della vita privata di Ariana Grande, il fatto che insomma, si doveva sposare con Pete Davidson, poi è venuto a mancare Mac Miller che è stato il suo fidanzato storico, quindi poi si sono mollati, insomma un sacco di casini, lei ha scritto Thank You Next per move on con quella fase, e qui parla un po' di com'è la fase dopo, cioè cercare di innamorarsi di nuovo, superare insomma tutti i traumi che ha vissuto e il fatto che sia difficile attaccarsi nuovamente a qualcuno dopo tutte le cose che ha passato. Infatti, ad un certo punto dice not yet healed already, quindi non sono ancora guarita, però voglio comunque innamorarmi. Non lo so, molto carina, molto carina. Poi sapendo che adesso lei sta con com'è che si chiama Gomez qualcosa. Tatuana, veramente carina sta canzone qui. The Weeknd mi piace. Bella, 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 molto bella. Una bella canzone d'amore. Andiamo avanti e andiamo con 630. Posso dire che una cosa che adoro di Ariana Grande è quando fa questi mini vocalizzi, non lo so, dice cose prima delle canzoni oppure in mezzo, ma fa yeah. Oh. Non lo so, adoro, mi piacciono troppo. Ok, penso di aver trovato la mia seconda preferita per il momento. Wow, 630, bomba. Secondo me questa canzone è il mix perfetto tra Sweetener e Thank You Next, cioè è una sorta di mix dei due mood, non lo so. Anche qua il testo è un po' simile alla canzone precedente, ovvero parla del fatto che ha attraversato dei momenti molto complicati e non sa se la nuova persona con cui sta potrà sopportare questo suo essere un po' crazy, come dice lei. Tra l'altro mi ci rivedo molto in questo testo qua, quindi wow, mi ha subito colpita un sacco e poi adoro tutti i vibe! Oh mio Dio, è così carina! Proseguiamo con Safety Net. E già mi ha conquistata! Safety Net, molto carina secondo me. Non è una canzone che mi rivedo ad ascoltare tantissimo, però anche qua mi ha colpito molto il testo, mi piace un sacco. Più vado avanti, più mi rendo conto che questo album è un po' il Sweetener dopo l'era Thank You Next, nel senso che è un album di crescita, cura personale dopo un periodo molto difficile, così come era stato Sweetener, perché anche qua si parla del fatto che, come dire, lei sia spaventata dal buttarsi nuovamente a conoscere persone o comunque in generale a buttarsi nuovamente nella vita dopo tutte le cose affrontate, e descrive questa cosa come appunto cadere senza la
la rete, come si chiama? Safety net, la rete di sicurezza. Anche qui molto relatable. Mi piace anche la canzone, però effettivamente non penso sarà una di quelle che riascolterò tantissimo. Probabilmente sarà una di quelle che riascolto solo per il testo. Andiamo avanti con My Hair, che vi dico è il pezzo per cui sono più curiosa, perché insomma, capelli ed Ariana Grande. E qua torniamo un po' all'epoca Dangerous Woman, secondo me. E anche un po' My Everything. Wow. Wow. Madò, qua veramente mi sta dando un sacco di vibe old school. Ariana è una grandissima fan del periodo anni 60, spesso lo cita nelle sue canzoni. Tra l'altro, nei primi album utilizzava moltissimo le basi di alcune canzoni anni 50-60. Ci sta tornando, ci sta tornando. Sento anche My Everything, Yours Truly. Sono tutti lì dietro nascosti. Mi piace moltissimo sta canzone. Cioè, è bellissima, penso sia la mia preferita in assoluto. Cioè, batte le altre che vi ho detto che mi sono piaciute tantissimo perché wow. Wow. Mamma mia. Madonna, sto pezzo è bellissimo. Wow. Madonna, quando fa questi. Va in alto, cioè non so neanche come chiamarli, non so se sono vocalizzi o note altissime, però è pazzesca. Sti urletti. Ok, definitivamente questa canzone è la migliore. Ha tutte le cose che mi piacciono. C'è un po' della vecchia Ari, primi album, però con tutto un contorno molto più moderno, più legato anche ai suoi ultimi album, soprattutto Thank You Next, secondo me. Raga, è bellissima. Mia canzone preferita per il momento. Andiamo avanti con Nasty. Oddio, questa intro mi ricorda tantissimo un'altra canzone di. Oddio, cos'era? My Everything. Cioè, dell'album My Everything. Non mi ricordo di preciso la canzone. Di nuovo gli urletti. Piango. Ma che bella anche questa. Questa è un sacco sweetener. Bellissima, bellissima anche questa. Wow, stiamo arrivando alla fine e ci sono tutti i pezzi più belli. Con Nasty, secondo me, siamo tornati all'era di Sweetener. C'è tutta quella overproduction, non so bene come descriverla. Più suoni messi tutti insieme, i suoi urletti, le cose un po'. Non so parlare di musica, penso sia chiaro. Però cerco di esprimere quello che mi arriva e quello che mi arriva è. Cioè. Tipo, però che ci sono tanti tanti livelli di suoni messi tutti insieme, quindi tipo vi sembra di essere dentro una nuvola con la pioggia, no? Che vi arriva un sacco di roba addosso, vabbè. Che poi era l'effetto, no, di Sweetener, cioè l'essere dentro una nuvola. West Side. Ed ecco di nuovo Dangerous Woman. Carina, carina, multi-vibe Dangerous Woman, non una delle mie preferite però, decisamente. Ha un mood molto soft però anche questa, mi piace, ma niente da fare, My Hair resta lì sul podio. Love Language. Che intro! Mamma mia. Mi piace un sacco sto ritornello. Mi piace un sacco il fatto che di sottofondo ci siano tipo delle persone che parlano, cioè sembra tipo di essere dentro ad un bar. Sapete quei locali notturni dove c'è la musica dal vivo e la gente che beve da questi bicchieri fancy? Non lo so, mi dà tutto questo mood. Molto carina anche questa. Non so se rientrerà nelle mie preferite, però mi piace molto, mi piace tanto. Andiamo a Position, che ovviamente ho già ascoltato, però riascoltiamola. Niente, Position carina, carina. Vi dico, a me non ha colpito tantissimo anche appena uscita. Infatti ero tipo, no, Ari, no. Cioè, bella, bella come sempre, come tutte le canzoni di Ariana. Però non mi ha colpita particolarmente. Cioè, secondo me, Thank You Next o No Tears Left Cry erano dei singoli molto più potenti. Ho adorato il video musicale, è geniale. Secondo me, nessuno raggiungerà mai i livelli di Thank You Next. A livello di video, wow, capolavoro.
capolavoro. Penultima, Obvious. Carino, carino. Mi piace proprio questo vibe molto rilassato, molto airy, che si sente cute. Non lo so, mi piace, mi piace. E passiamo all'ultima, POV. Bella relax. Con anche tipo della pioggia di sottofondo, sembra. No, vabbè, ma sta canzone. Wow. Oh mio Dio. Mamma mia, raga. È stupenda sta canzone. No, vabbè, raga, cioè, allora, POV è la più bella in assoluto. Cioè, batte my hair. Non lo credevo possibile, è troppo bella sta canzone, è troppo bella. Ha tutto, cioè, ha tutto. E poi la voce di Ari in questa canzone non ha uguali, non ha uguali. Sono scioccata, è stupenda. POV veramente mi ha... Mi ha devastata. Ok, scusate per tutti i problemi con l'audio, purtroppo però non lo so, il programma che uso solitamente per registrare col microfono è andato in tilt e ci siamo persi mezzo video, così mi dispiace che proprio nel video in cui parliamo di musica, e quindi l'audio è importante, va tutto. Ma va bene lo stesso. Niente, che dire, questo Position di Ariana Grande mi piace molto. Lo reputo, come vi dicevo, il sweetener post Thank You Next, cioè un album di crescita rispetto a tutte le cose che ha passato durante gli scorsi anni, ed è secondo me anche un buon mix di un po' tutti i suoi album, perché ci sono dei pezzi che riprendono appunto vibe che avevamo già sentito nei suoi primi album, molto Dangerous Woman, però anche molto Sweetener e Thank You Next mescolati insieme, quindi secondo me ha trovato un po' un equilibrio tra tutto. Non credo diventerà il mio album preferito, il mio preferito resta comunque e per sempre Thank You Next, subito dopo Dangerous Woman, perché sono i più belli in assoluto. Anche Sweetener mi piace molto, però di Sweetener ci sono molte canzoni che salto. Anche di Dangerous Woman alcune le salto spesso, ma non di Thank You Next. Secondo me Thank You Next dal primo pezzo fino all'ultimo sono tutti meravigliosi. Non ne ho mai saltata una, cioè devi ascoltarlo dall'inizio alla fine. È un'esperienza. Questo invece ha dei pezzi che secondo me salterò ogni tanto, che non andrò a riascoltare, però anche dei pezzi molto molto forti. POV in assoluto al primo posto, assolutamente. Poi insomma vi ho detto My Hair, 6030, Just Like Magic, insomma queste per il momento sono le mie preferite. Poi mano a mano che riascolterò tutto l'album probabilmente mi affezionerò a qualche altra canzone. Ah, anche 34 più 35 è carina. E niente, insomma, detto questo, io spero che questo video un po' così vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi interessa vedere anche questo tipo di video sul canale. E nulla, mi si sta scaricando la fotocamera, quindi vi cucio la bocca. Vi ricordo che qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, la collaborazione con Pampling e bla bla bla. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!